Si prospetta un'estate ricca di eventi per il comune di Mascali, che nei giorni scorsi ha presentato un cartellone estivo denso di attività che vedrà coinvolti i mesi di luglio e agosto. Fondachello in Festa 2016 è il nome dell'iniziativa che già la scorsa primavera era stata discussa dal corpo comunale e che ha coinvolto i dipendenti comunali e i commercianti di Mascali e Fondachello, i quali hanno lavorato in sinergia per realizzare questo programma estivo. Il cartellone, realizzato con un costo complessivo inferiore ai 20.000 euro, prevede lo svolgimento di 33 serate che si snoderanno tra Mascali e Fondachello. Ci saranno eventi culinari come le sagre del pesce spada, dell'arancino e del cannolo siciliano, a cui si alterneranno eventi musicali, spettacoli di danza organizzati dalle scuole di ballo del territorio e rappresentazioni delle compagnie locali. Non mancherà inoltre il consueto appuntamento con la Notte Bianca a Fondachello, prevista per il 10 agosto. L'iniziativa si rivolge non solo ai cittadini di Mascali e dei comuni vicini, ma anche e soprattutto ai turisti che vengono a soggiornare, nell'ottica di offrire non solo il servizio balneare, ma di far godere loro anche della cultura locale e delle specialità nostrane, dando così nuovo slancio al turismo locale che da tempo si trova in condizioni economiche altalenanti. Queste serate saranno indirizzate a fare sì che le persone che vengono a Fondachello non solo possano soggiornare per godersi del nostro splendido mare e di tutto quello che è il litorale, ma di avere anche la sera un momento di relax che va integrato spesso con queste serate che non sono legate solo a Fondachello, ma devono essere un momento importante per rilanciare tutto l'intero territorio. Oltre a questo cartellone, nell'intero territorio ci sono delle manifestazioni che vanno a Puntalazzo, Mondargano, Nunziata, che magari qualche volta sono di carattere religioso, ma che sono fatte con quell'attenzione che il turista che noi metteremo a conoscenza di queste serate potrà usufruire dell'intero territorio e vedere le bellezze che ci sono in tutta la parte collinare. Questo per far sì che il territorio venga vissuto per intero, che venga evidenziato anche l'aspetto paesaggistico e culturale che ha il territorio. Spero nei prossimi anni di poter chiudere un percorso e un quadro intero che porterà a tante cose importanti per il territorio, come anche il percorso ciclo pedonale che è idealizzato e speriamo di poterlo attuare, che va da Sant'Antonino fino a Puntalazzo e Mondargano, per far vedere i luoghi della storia e paesaggistiche del nostro territorio.